Buongiorno a tutti, domenica 13 marzo 2022, Molise, provincia di Isernia, nei pressi del comune di Conca Casale, non lontano da Venafro, salita al Monte Corno, panorama verso le nevi delle Mainarde, ruoto, più vicino il Monte Santa Croce che affaccia anch'esso verso Venafro. E la neve che si vede sullo sfondo, invece, questa qui è del Matese. Ripresa da una cima gemella, diciamo, un'anticima posta a brevissima distanza dalla vetta vera e propria, Monte Santa Croce, nevi del Matese lontano. Questa è la cima vera e propria del Monte Corno, su cui tra poco andrò. Continuo la carrellata sperando che non venga troppo mossa. Monte Cesima, questo rilievo scuro che viene in lontananza, la sagoma conica del vulcano di Rocca Monfina, dove c'è l'antenna, non so se si vede, Monte Maio, fa parte degli Aurunci. Questa montagna non saprei dire quale sia, ci devo pensare. E questa qui è il Monte San Bucaro o San Mucro, 1205 metri, sulla cui cima si toccano i confini di Campania, Lazio e Molise. Proseguo la carrellata, mi sposto un poco. In lontananza gli Aurunci. Una zona molto lontano si vede il Monte Cairo sopra Cassino. Forse si riesce a vedere, almeno io a occhio nudo vedo l'abbazia di Monte Cassino e qui dove ci sono le pale eoliche, quella zona lì si chiama Cima Aquilone, una cosa del genere. Qui c'è una vecchia croce abbandonata, anche le croci fanno il loro tempo e vanno sostituite. Sarà stata, ecco, giù il paesino di Conca Casale, giustamente sta in una piana circondata da alture, e di nuovo le nevi delle Mainarde.